Riders, il Consiglio spinge per le nuove norme. Dopo la tragedia di Firenze, la Regione torna a chiedere una nuova regolamentazione e un salario minimo per i fattorini digitali. Conferenza sul clima alla Fortezza d'Abasso, importante appuntamento fino a sabato 8 ottobre a Firenze sui cambiamenti climatici. Buonasera, ben ritrovati a Monitor Consiglio. Pochi giorni fa a Firenze la morte del rider Sebastian Galassi, 26 anni, vittima di un incidente stradale mentre stava effettuando delle consegne per il Corriere Glovo. È il terzo rider a morire quest'anno in Toscana a causa di incidenti. A margine del Consiglio regionale di martedì scorso, le forze politiche hanno discusso sulla necessità di una nuova regolamentazione per questa attività lavorativa. Partiamo con le dichiarazioni, ad iniziare da quella del Presidente del Consiglio, Antonio Mazzeo. E noi stiamo provando in tutti i modi a far applicare la norma che noi abbiamo messo in campo sulla formazione e sulla sicurezza dei fattorini digitali. Ogni volta che un ragazzo, una ragazza, un uomo, una donna perde la vita, ognuno di noi deve porsi delle domande e cercare di poter far meglio. Quella legge va applicata fino in fondo, bisogna aprire ancora più canali di dialogo in questo caso con le società di delivery, con tutti coloro i quali purtroppo offrono un lavoro ancora precario e con un livello di retribuzione non adeguata. Le parole lette anche in questi giorni, la necessità di queste ragazze e di questi ragazzi di prendere sempre più ordini perché altrimenti l'algoritmo li metteva fuori, è qualcosa che richiede una norma nazionale. Noi l'avevamo predisposta, non siamo riusciti ad andare in fondo. Credo che qui davvero serva un salario minimo e serva che ci sia la stabilizzazione. Non possono essere precari, ma devono essere inseriti con una forma di contratto che gli dia garanzie di tutela e di sicurezza. Questo dobbiamo farlo noi, ma devono farlo soprattutto a livello nazionale e spero che questo nuovo esecutivo se ne faccia carico presto. Ma evidentemente torniamo a ripetersi e a piangere dei morti troppo spesso, vittime sul lavoro o vittime su un lavoro che molte volte viene sfruttato e che forse lavoro non è, e quindi serve una riflessione seria. Non serve un approccio demagogico, non serve piangere il giorno dopo, serve istituire delle normative che possano veramente garantire le persone che lavorano. Il lavoro è, sotto tanti punti di vista e sotto tante sfaccettature, un lavoro che oggi nella modernità assume caratteristiche nuove. Quindi servono nuove normative, nuove tutele, nuove garanzie per dare dignità a quello che ovviamente serve alle persone per vivere. E questo accentua ancora di più il divario tra chi quotidianamente, magari senza alzarsi dal proprio divano, percepisce un sostegno, un sussidio, e chi magari fatica per poche centinaia di euro a fine mese. E questo crea uno squilibrio sociale inaccettabile. Che dire, intanto vicinanza alla famiglia ovviamente, e che si può dire che è l'ennesima morte sul lavoro, perché di questo si tratta. Questi ragazzi che devono correre come pazzi per rispettare questo algoritmo e che purtroppo succedono queste tragedie. È un lavoro nuovo, del nuovo millennio, con queste multinazionali che tendono solo a fare profitti, e forse c'è bisogno di normarlo in maniera adeguata. Il cordoglio innanzitutto alla famiglia e ai cari di questa persona, di questo lavoratore che ha perso la vita nel proprio lavoro. Dobbiamo continuare a mantenere forte e alta l'attenzione sugli incidenti e sul lavoro, soprattutto per quelle categorie che sono maggiormente esposte. Dalla ripresa del lavoro in presenza con l'alleggerimento delle misure pandemiche abbiamo assistito a un incremento. E quindi il fatto che questo problema sia tutt'altro che sopito deve essere alla nostra attenzione non solo come legislatori ma anche come istituzioni. Tutto il mio cordoglio è quello del Movimento 5 Stelle alle persone che lasciano la vita nell'esercizio del proprio lavoro. Sì, assolutamente, mi pare un tema che anche il Consiglio regionale ha affrontato più volte, quello dal lato ovviamente soprattutto della sicurezza sui luoghi di lavoro. Abbiamo approvato una norma, è stato avviato un lavoro da parte dell'assessorato importante per individuare quelli che sono i rischi più connessi e per aumentare il livello di sicurezza, ma evidentemente la tutela di chi lavora, di chi fa il rider ancora è assolutamente insufficiente, quindi sia da parte della Regione che ovviamente anche da parte del Governo dovranno essere adottate nuove misure che portino d'intesa con le organizzazioni sindacali a rafforzare gli strumenti di tutela per questo che deve essere un lavoro e non può essere
un momento in cui si mette a rischio la vita di tanti ragazzi e ragazze che sono a lavorare e non devono essere a rischiare la loro vita. Voltiamo pagina, parliamo di cambiamenti climatici. Fino a sabato 8 ottobre alla Fortezza d'Abbasso a Firenze si discuterà appunto di cambiamenti climatici nell'ambito della conferenza Mare Climaticum Nostrum, organizzata all'interno dell'Earth Technology Expo. L'iniziativa è stata presentata al Media Center David Sassoli e rientra nel più generale progetto Toscana 2050 sui cambiamenti climatici promosso dal Consiglio regionale. Sentiamo le interviste. È un'iniziativa importante perché pone al centro il futuro del nostro territorio. Cambiamenti climatici, gestione dell'acqua, sono le sfide del presente ma anche quelle del futuro. E noi all'interno delle iniziative di Toscana 2050 abbiamo voluto inserire questo momento fondamentale non solo per il nostro territorio ma a livello globale. Ringrazio tutti coloro i quali ci hanno lavorato e ci lavoreranno in questi giorni. Le ragazze e ragazzi più giovani ci pongono questo tema come la sfida attorno a cui ciascuno di noi deve cimentarsi. E la politica o ha la capacità di anticipare il progresso, di capire cosa sta accadendo e di prendere decisioni che vadano nella direzione giusta, oppure lo subisce e rischia di non svolgere la funzione a cui è chiamata. Noi presenteremo anche in questi giorni i lavori di Toscana 2050 e chiederemo a tutti coloro i quali parteciperanno a questo importante evento di dirci quali sono secondo loro le priorità. Lo faremo attraverso nuovi metodi di partecipazione. Abbiamo qui presentato, e ve lo mostro subito, quella che è un lavoro che potrà essere visionato e quindi poi presentato durante questi giorni. Insomma, sarà un momento importante per Firenze, sarà un momento importante per la Toscana e sono contento che come Consiglio regionale potremo essere presenti e dare il nostro contributo. Questa Expo è, come dire, una sorta di servizio pubblico per aumentare le conoscenze in materia di tecnologie che salvano la nostra vita, che salvano gli ecosistemi, che salvano l'ambiente, che mitigano il clima, che ci aiuteranno ad adattarci appunto a tutti gli impatti climatici che stiamo subendo. Siccità, ne abbiamo una tra le più dure del secolo che è durata 4 mesi alle nostre spalle, alluvioni lampo e abbiamo visto cosa è accaduto nelle Marche e in altre aree del paese, quindi alluvioni, frane, inaridimento di aree costiere, aumento del livello del mare, insomma tutti questi impatti possono essere intanto ben previsti ma soprattutto gestiti con un forte aumento di tecnologia a partire dal risparmio per l'acqua. Questa Expo, dicevo, è un servizio pubblico a ingresso gratuito e la Fortezza diventa da domani un hub di conoscenza. Abbiamo oltre 70 workshop, panel, incontri, presentazioni, abbiamo circa 350 esperti che verranno a parlarci di tante cose, abbiamo un'occasione formidabile che è la prima conferenza sugli impatti meteoclimatici nell'area del Mediterraneo con il report scientifico dell'ONU, dell'IPCC e quindi del Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici con tutta l'autorevolezza e purtroppo per noi con tutte le questioni che sono sul tappeto, quindi sarà un'occasione per capirne di più e soprattutto per capire quali azioni dobbiamo mettere in campo. Questa Expo e la conferenza va vista soltanto non solo in maniera negativa ma anche in maniera positiva. La risposta è: ci sono i cambiamenti climatici, ci sono sciagure che accadono in Italia e nel mondo, si può cambiare, si può rispondere a queste sciagure, si può rispondere a queste criticità attraverso l'azione dell'uomo e delle tecnologie a supporto. Quindi ai giovani diciamo: è vero, il cambiamento climatico darà un futuro critico, ma al cambiamento critico si può rispondere, come ha sempre fatto l'uomo da 3.000 anni in qua.
Il secondo è che questa Expo parla di tecnologie e parla di una regione come la Toscana che ha importanti aziende come Leonardo, come tante altre importanti, ma che ha una grande quantità di piccole imprese, di start-up che stanno lavorando in questi settori. Ecco, questa Expo può essere anche un punto di collegamento fra questo pulviscolo. È come Pitti Moda quando parla alle imprese della moda diffuse nella regione. Ecco, questo è un qualcosa che parla di tecnologie e parla quelle imprese che si stanno cimentando su queste innovazioni tecnologiche. Lo potete fare, potete crescere e questa è un'occasione per far vedere anche a che punto siete. Il terzo punto è molto collegato a questo discorso della Toscana innovativa, è il discorso con le scuole, col provveditorato scolastico e quindi con i giovani studenti. Noi giovani studenti faremo interventi per quattro giorni con l'Agenzia Spaziale, con scienziati ex CERN, con vari momenti e parleremo di tutto, parleremo della scienza, parleremo delle stelle, della meccanica quantistica, delle strumentazioni dello spazio. Perché? Perché questo sarà il loro futuro e dovranno lavorare in quelle imprese innovative, dovranno lavorare in questo campo, in particolare il mondo femminile, il mondo delle ragazze, che in Italia è arretrato su questo discorso delle tecnologie e della scienza. Noi vogliamo portare il paese e vogliamo portare questi giovani a impegnarsi in questo campo. Quindi si può fare, le imprese stanno nascendo, ci sono già, e i giovani studenti che stanno studiando ora sono il futuro del paese e troveranno in questa Expo elementi di idee e punti di riferimento importanti. Allora, cambiamento climatico. Andiamo a vedere subito la situazione di quest'anno, 2022. Un'estate caldissima, il secondo giugno più caldo dopo il 2003, il luglio più caldo in assoluto dal dopoguerra ad oggi per quanto riguarda la nostra regione. Gli incendi, abbiamo avuto gli ultimi dati dall'agricoltura in cui abbiamo avuto la superficie più colpita quest'anno, appunto, negli ultimi anni, anche un numero di incendi impressionante. La siccità che ha cominciato nel gennaio ed è durata appunto praticamente fino ad ora, ed infine gli eventi estremi, 15 agosto come vi ricordate Grassina e 18 agosto praticamente quelli che sono stati i colpi di vento su Carrara e lungo la costa. Questi sono segnali evidenti, segnali che ormai ci fanno compagnia per ormai da tanto tempo e che saranno lo scenario del nostro futuro. A proposito della siccità e della gestione della risorsa idrica, abbiamo avuto un agosto, ma soprattutto un settembre molto piovoso. A Grosseto e Arezzo ha piovuto più di 200 mm, quando normalmente piovono 60-70 mm. A Siena uguale. Il sud della Toscana in questo momento, se io faccio i conti della pioggia, è uscito dalla siccità. Cioè c'è addirittura un più 5%, cosa che un mese e mezzo fa era a meno il 35%. Però che cosa c'è da segnalare? 25 settembre, 101 mm a Arezzo, 92 mm a Siena. Quindi, se andiamo a fare l'accumulata, forse diciamo che non c'è la siccità, ma se andiamo a vedere la distribuzione della pioggia, sta cambiando. Sta piovendo sempre di più in sempre meno tempo. E questo diventa un problema per trattenere quest'acqua, rimpinguare quelle che sono appunto le nostre falde. Quindi il futuro sarà la gestione della risorsa idrica. È il problema essenziale, molto di più dell'aumento delle temperature. Perché poi l'aumento di temperatura porta anche una maggiore evaporazione. Quindi la gestione della risorsa idrica sarà l'elemento determinante per il nostro futuro in questo paese. Noi ospitiamo con piacere la seconda edizione di ETE. Abbiamo lo scorso anno verificato la bellezza e anche la novità di una fiera dedicata alla transizione digitale e ambientale. Ricordo una grande partecipazione e ricordo con piacere tanta partecipazione di giovani, perché tocchiamo temi che sono importanti e che colpiscono anche le generazioni più giovani. Quest'anno è già importante arrivare alla seconda edizione. Firenze Fiera si considera, anche se i promotori sono naturalmente quelli Erasmo D'Angelis, Mauro Grassi, altre persone, noi ci sentiamo coinvolte, la consideriamo un po' una fiera compartecipata per creando le condizioni migliori per poter ospitare una cosa nuova a Firenze che non c'era. Quindi siamo molto orgogliosi di questa nuova edizione e ringraziamo davvero
gli organizzatori, perché hanno fatto uno sforzo importante a favore della scienza e a favore della città e di Firenze e della regione toscana. È tutto per questo appuntamento con Monitor Consiglio, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata.